Ciao a tutti, benvenuti a Termo Idraulica RV e oggi vi voglio parlare di una richiesta che ci ha fatto un nostro cliente da Cipro e nello specifico ci ha chiesto se era possibile e come si fa a bypassare il sistema di raffreddamento ad acqua di una pompa booster, nello specifico di una Apo 2000 da 24. Io qui ho la pompa, ve la faccio vedere. Quindi per il nostro amico di Cipro adesso vi spiego come si fa a eliminare questo raffreddamento ad acqua che è collegato in ingresso e in uscita allo scarto del sistema osmosi inversa. Vediamolo insieme. Ecco qua, così si rimuove l'anello alla pompa booster Apo 2000 da 24 volts. È molto semplice, il sistema di raffreddamento è soltanto un supporto, un aiuto alla pompa per raffreddarsi durante la fase di funzionamento ed è collegato semplicemente all'acqua di scarto del vostro sistema osmosi inversa. Può essere bypassato in questo modo. Io vi continuo a rinnovare l'invito a seguirci nei nostri canali social, è appena uscito anche il nostro nuovo store. Quindi continuate a scriverci e a farci domande perché, come dico sempre, le vostre richieste sono poi la base dei futuri tutorial che andremo a fare. Quindi ci vediamo sempre qua a Termo Idraulica RV. Alla prossima. Ciao!